No, purtroppo non ha vinto la Raggi, hanno perso tutti, compreso la Raggi. Quando c'è un astensionismo di quei livelli, quando l'affluenza al voto è fatta da poche migliaia di persone, hanno perso tutti, ha perso la politica, ha perso l'impegno della politica su quel territorio. Quindi non ha vinto la Raggi. La Raggi dovrà riflettere anche lei sul perché tanti cittadini non hanno riconfermato il voto al Movimento 5 Stelle. Dovrà riflettere su quali sono state le dinamiche che hanno prodotto questa astensione e dovrà riflettere anche sugli errori che il Movimento 5 Stelle ha compiuto in questo primo anno e mezzo di legislatura. Ripeto, si può festeggiare il risultato di una vittoria, ma non si può eludere questa riflessione sull'astensionismo. Forse il Movimento 5 Stelle addirittura in termini numerici è uno tra i partiti che paga il prezzo maggiore rispetto all'ultima tornata elettorale. Questo non è un buon segnale, consiglierei meno festeggiamento, più prudenza e più riflessione.